per Perpetuo Giulio. Aie! 120 kg per garantire la sicurezza. Saluto. Mi dispiace. Saluta. No. Saluta Eros. Orecchiette con pomodorini, feta, pollo e olive. Oh yes. Tristissimo. Siete un po' troppo presenti nel mio video di YouTube. Bene, abbiamo l'auto. Sembra una famigliola in vacanza. Top. E due, e secondo. Ho tutti i T. Ma è bello, ragazzi, bello. Bene, arrivati a casa. Bel posto. Non male, location nuova. Voto 10. Voto 10. Io dormo in soggiorno sul divano letto, ma almeno dormo solo in pace. Perfetto. Siamo arrivati mezzanotte e 54. Un po' tardi, ma è giovedì, quindi no problem. Domani ci si rilassa. Farò un video per YouTube. Andiamo a fare un bagnetto. Chiaro. Speriamo domani il tempo migliori per il mare. Però gareggiamo alle 7 di mattina, quindi speriamo bene. Bene, spuntino pomeridiano post mare. Sì, ma non in queste condizioni, Emanuele. Con il e niente, dopo andiamo al campo gara a ritirare il pacco e a mollare le. Sì, magari così. Dopo andiamo. Anzi, così. Dopo andiamo al campo gara a ritirare il pacco gara e mollare le scarpe, perché domani alle 7 entriamo in acqua. Anzi, si gareggia. Perché faccio. The bundle. Proviamo il bite da usare in gara. Dottore, dottori, ma bene, ho preso il bite. Sembra molto un trapper. Molto Gucci Gang. Però figo, non male. Allora, si inizia con il primo workout. Consisteva in 750 metri di nuoto e 5000 metri di corsa su, non su strada, ma su sterrato. Più che sterrato, era vera e propria terra, era su un campo agricolo. Quindi era parecchio diverso da una corsa normale. Ragazzi! 200, 201.
qualche momento. 244! Ah, non è quindi subito. No. 245! Dove, scusa? È Boa, è più a destra della barca. 246! Boa, c'è la barca. 49! Vai. Boa, vedi la barca. Giro, si lo fa. Aie, mamma. Sì, prossimo. Ultimo Ema. Basta, no? Ehi. Commento a caldo. Andiamo, siedi l'ultimo. Andiamo, giri. Grande. Andiamo, giri. Easy, puoi aumentare. È l'ultimo? Sì, cazzo. La corsa era, essendo sullo sterrato, era semplicemente da mantenere un ritmo costante per 3500 metri circa, 3000 metri, per poi andare ad accelerare. Come strategia, diciamo, ha pagato, perché comunque sono riuscito a fare un quinto posto. Il secondo workout invece era un workout di forza, dove c'era un complex col bilanciere, consisteva a fare ogni 2 minuti per 4 round, bisognava fare un complex, 5 stacchi da terra, deadlift, uno squat clean più 2 shoulder to overhead. Sceglievi tu il carico e il risultato era la somma dei chili alzati. 120 anche per Di Francesco, 120 anche per Calasso. Sono partito con un carico sicuro, io ho iniziato con 130, ho fatto il primo, il secondo e il terzo intervallo con 130, dopo, visto che ho sentito che i miei avversari rimanevano abbastanza più in basso rispetto a me, sentivo 120, 123, cose del genere, a quel punto avevo il primo posto in tasca, quindi ho scaricato 5 kg, ho fatto l'ultima alzata a 125, giusto per essere sicuro, perché era un workout molto rischioso, dove ero molto nervoso, perché se sbagliavi un tentativo, quindi all'interno di 2 minuti,
era quasi impossibile ritentarlo, quindi non era assolutamente da sbagliare. Però alla fine è andata bene, sono contento. Ho fatto un primo posto là. L'ultimo workout della giornata di sabato era un bel workout dove si iniziava con 15 rim muscle up come buy-in. Subito dopo c'erano 5 round da 5 strict handstand push-up, 10 American swing con la kettlebell da 32, che non avevo mai fatto in gara, swing, American swing, prima volta, e 15 toes to bar, quindi ti sparai 5 giri così e come buyout avevi altri 15 ring muscle up, che il workout era essenzialmente là, secondo me. 3, 2, 1, go! Rimasto l'app. Non variano subito e fai performare in 5 rounds. Sono 5, più di anche 6, più che 9. Leggero vantaggio già con la kettlebell, così come la 8, la 7, American swing. Un altro commento a caldo. E ho cercato di gestirlo fin dall'inizio. Ho spezzato da subito gli American 5-5, ho spezzato in 2-8-7 i toes to bar per cercare di preservare un po' la presa. Però devo dire che non è andato secondo i piani quel workout e sono arrivato agli ultimi 15 muscle up dove ho faticato parecchio, più del previsto.
Vabbè, è andata così, comunque sono riuscito a prendermi un quinto posto, quindi comunque ero soddisfatto della giornata perché avevo 11 punti ed ero primo a pari merito con Stefano Carosso.